è facile oggi per una donna riuscire ad imporsi sia in politica che anche nel mondo del lavoro? Ci sono ancora delle resistenze che la identifica? È difficile nel settore dei consigli di amministrazione, sia privati che pubblici. Comunque lì c'è la tendenza a pari merito, dove non ci sono concorsi, si intende, dove si va per nomina, a privilegiare la figura maschile. A meno che qualche donna, quello che è capitato tante volte a me, non in quell'ambito ma in quello politico, non si imponga con forza, con determinazione, lasciamo scontata la preparazione, ma deve esserlo preparata la donna almeno 4-5 volte in più, e nella politica non abbiamo fatto passi avanti in Trentino. Vige ancora nei 2/3, forse anche di più, delle donne la prosecuzione di questa mentalità, che la politica sia più maschile. C'è la tendenza all'omologazione anche nella maggior parte delle donne. È per quello che io ho sempre dedicato e dedico ancora di più adesso e molto del mio tempo ad associazioni femminili che ho fondato con diramazioni in tutto il Trentino, per preparare le giovani, cominciando dalle giovani, a credere in se stesse, a invogliarle a impegnarsi, d'accordo, nel sociale, lì le troviamo, ma non solo nell'amministrazione locale, all'interno dei partiti, perché non c'è dubbio che c'è la tendenza all'omologazione altrimenti. E ci si interroga molto su come è anche cambiata la politica con l'uso di queste nuove tecnologie, però il contatto umano fa ancora la differenza e su questo nella sua esperienza lo si vede. Lei, secondo lei, quanto è importante continuare a parlare con la gente? Per me è assolutamente fondamentale. In barba a tutti i canali televisivi, a tutti i network, a tutti i sistemi dei media, fondamentale è il rapporto umano, la comunicazione, il confronto. Anche perché vivendo in mezzo alla gente, e mi rendo conto di questo, esempio di sera, si verifica questo fenomeno che fino a 10 anni fa, anche nei paesi, non parliamo della città, e trovavi molta gente nell'estate, primavera, che si muoveva, che comunicava, gruppetti al bar, e li trovavi magari in attesa delle serate culturali. Ora non li trovi più perché sono tappati in casa e appiccicati a quella che il mio papà, che è morto già da 20 anni, definiva la cassetta, la ciascetta non esladina, dicendo questa è la rovina delle persone nel senso dei rapporti umani. Non c'è dubbio che questo ha ridimensionato i contatti umani. È molto più facile dipendere dalle immagini e dalle considerazioni altrui che interloquire, e quindi questi momenti di incontro sono importantissimi.